L'odio di Kotal per i Tarkatan è troppo profondo. Senza il mio intervento li avrebbe giustiziati tutti.
Sì! Kotal ha dichiarato le proprie intenzioni! Baraka, ascoltami. Non sacrificare altri Tarkatan. Kotal Kahn è una minaccia per tutti noi. Nella nuova era regnerà Shao Kahn. Fight. Ed eleganza. Credimi, Baraka, non sto mentendo. Jade, Liu Kang, Kung Lao, aspettate! Good! Nar Combat Traka! Parla! Te lo sei meritato! Per millenni, Shao Kahn ha contrapposto i popoli del regno esterno. Per cosa? Per l'onore di morire in suo nome? Dobbiamo batterci per il bene comune, non gli uni contro gli altri. Kotal ci vuole morti! L'ha messo di fronte a me! Aiutaci, e avrai un posto al tavolo di Kotal. Cosa preferisci, Baraka? Essere schiavo di Shao Kahn o il fedele alleato di Kotal? Nessuno ha mai avanzato un'offerta simile ai Tarkatan. Ma qui ci sei tu a parlare, non lui. Aiutami a salvare Kotal Kahn e tratteremo insieme. Se offrirà di meno, gli taglierò la gola. Se lui offrirà di meno, sarò con te. Avete sofferto troppo a lungo per mano di questo impostore, ma ora sono tornato e prometto che vi salverò dalla sua follia. Solo io posso ricostruire l'impero. Tutti i mondi tremano dinanzi a me e da preda il regno esterno tornerà a essere conquistatore. Thank you.
Se l'avessi mostrata prima, non mi sarei servito di Milina! Mia sorella era un mostro orrendo. Esattamente come te, padre. Miscera ingrata. Hai gettato via ogni tuo privilegio. Chi sei per giudicarmi? Non hai mai conosciuto il freddo e la fame, o avresti apprezzato i doni che ti ha offerto Shao Kahn? Fight! Di essere vivo. O la pagherai molto cara. Arrendermi a un passo dalla vittoria. Sei sciocca proprio come Gerald. Re Gerald, il padre che hai ucciso e a cui mi hai strappata. Volevo la moglie di Gerald, non la sua erede. Ti ho tenuta solo per placare tua madre. Ma ora non aspettarti pietà. Fight. Perdente! Dov'è il corpo? Yeah!
accetterò la tua crudeltà. Reso uno storpio indifeso. Non finché ci sarò io con te. Mi vuoi ancora? Con questo cuore indurito? Conosco il tuo cuore. So che può cambiare. È finita, Kotal Kahn. Il regno è salvo. Grazie. Baraka, Shiva, non ho servito degnamente il popolo, ma voi mi avete aiutato e io non lo dimenticherò. Non abbiamo bisogno di carità. Regneremo insieme sul regno esterno. Questo dipende da lei. Il trono è tuo. Hai riunito il regno esterno, Kitana Khan. Ora è ufficialmente fuori dalla tua portata. Sono onorata, Kotal. Da ora in poi, possano i nostri popoli combattere uniti. Esterno ci dà speranza, ma dobbiamo ancora trovare la fortezza di Kronika. Sorge oltre i regni e sfugge sempre al mio sguardo. Hai mai sentito di Caron, Raiden? Caron, certo. E chi sarebbe? Il nocchiero dell'antica nave dei morti. Io e Sub-Zero l'abbiamo incontrato quando eravamo Revenant. Viaggia nello spazio tra i mondi, traghettando le anime dannate fino al regno occulto. Se la fortezza si trova lì, Caron potrebbe indicarci la via. Ci aiuterà? È possibile, ma non ne sono certo. Dunque, vi chiedo di indagare. Partiamo subito. Il sostegno del regno esterno è importante, ma sarei più tranquilla con altre armate. Avremo anche gli Shaolin. Liu Kang e Kung Lao assisteranno i monaci nei preparativi. Bene, io mi metto sulle tracce di Johnny e Sonia. Anche io. Sì, anch'io. No, Raiden ha altri progetti. Ma Sonia va ritrovata. Verissimo. Ma la brama di Kronika ha messo in luce quanto sia potente, non infallibile. Altrimenti perché mai cercherebbe il Jinsei? Credi che voglia acquisire potere? È più che probabile. Cosa tenterà? Dopo la sorgente di Jinsei nella Grotta del Drago, la principale fonte di energia terrestre è il Pozzo delle Anime. All'isola di Shang Tsung. Andiamo a controllare. Io non potrò accompagnarvi. Resto a captare l'influsso di Kronika nel continuum temporale. A ciascuno il suo. So che hai sconfitto Shinnok, Cassandra Cage, e che trionferai anche su Kano. Ma sii prudente. Se Johnny o Sonia morissero, tu scompariresti e nemmeno io potrei salvarti. Ben svegliata, Sonia. Le tue armi non ti serviranno. Noi del Dragone Nero sappiamo. Gli scontri leali sono così noiosi. Quindi Sonia e la sgualdrina che...
che mi ha bruciato? Non ti ha solo bruciato, Cabal. Ti ha fatto a pezzettini. Scosse, coltelli, torture a sangue. Sono riuscito a rimetterti insieme. Beh, più o meno. È morta. Miss Law and Order mi ha fatto questo. No, ma ora è più motivato. Preparati alla mia vendetta preventiva. Di cosa diavolo parli, Cabal? Tu mi hai torturato per i segreti del Dragone Nero. Fight! Lento. Tu mi hai torturato per i segreti del Dragone Nero. Fight! Lento. Zero disciplina. Dovresti credere a tutti.
Non sono qui per intrattenervi. Venite qui, vigliacchi! Vorrei tanto, ma il prossimo contendente pare una chicca. Merda. No, non lo farò. L'affronterà invece, o morirete. Stronzate, ci ucciderete, che lottiamo o no. No, mi hai scoperto. Ma regalaci dello spettacolo, sarà meno doloroso. Coraggio, non vedevi l'ora di pestarmi. È la tua occasione. E dovremmo dargli questa soddisfazione? Beh... No. L'hai detto. Ci uccideranno in ogni caso. Ma guadagneremmo tempo con uno scontro. Quindi smettila di fare la diva e attacca! Con uno scontro truccato. Leggendaria Sonya Blade. Fight! Fight!
Fine della corsa. Bisogno di cure. Facciamoci strada fino al punto d'evacuazione. Prendi questi. Di andare. Di questo futuro è che sono vivo e tu sei morta stecchita. Il brutto è che ti hanno ucciso quelli del regno occulto. Volevo farlo io. Godiamoci questa nuova occasione. In questo futuro sei vivo, ma posso rimediare. Fight! Yeah!
secondo. Siamo la monotonia. Questo è un bel problema. Riuscirai a rompergli il collo prima che io sgozzi il bell'imbusto? E ricorda, è un 2 per 1. Con lui muore anche tua figlia. Grazie, Kano. Per cosa? Per avermi ricordato le regole. Bella mossa. Questa te la rubo per Time Quake. Potrei offrirti una cena? Sai, per avermi salvato la vita. E per scusarmi di essere, me. Senza impegno. Niente candele. La pazienza è una virtù? No! No! Che cos'è?